La Fondazione Emanuela Panetti nasce nel 2010 per regalare un sorriso a tanti bambini meno fortunati. Chi era Emanuela? Emanuela era una ragazza che il 6 novembre del 2008 ha perso la vita sotto casa sua a causa di un incidente stradale. E, diciamo, dopo questo evento così tragico i genitori hanno fatto qualcosa invece di molto bello, di molto carino, cioè quello di regalare dei sorrisi a dei bambini che sono meno fortunati di noi. Insomma. Domenica ci sarà una cena, una cena di Natale per raccogliere dei fondi. A chi sono destinati questi fondi? A ah, questi fondi sicuramente verranno destinati per il completamento della scuola materna Emanuela Panetti che è stata costruita a Mutuanga nella Repubblica Democratica del Congo dove eh, il 17 di ottobre è stata fatta l'inaugurazione e dove appunto la nostra delegazione è andata eh, giù in Congo proprio a fare questa inaugurazione eh, della scuola. Quindi una scuola materna? Sì. Sì, una scuola materna eh, che accoglie già eh, più di 100 bambini, quindi grande soddisfazione anche nostra perché eh, dare un futuro e anche un'idea eh, diciamo, un di sviluppo a questi, a questi bambini che sono gioiosi anche se non hanno nulla. E, insomma è bellissimo, noi siamo molto soddisfatti di questa cosa. È Poco che c'è questa fondazione, sono due anni, però sono stati già fatti degli altri eventi. Tra cui questi anche qualcosa con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Santa Marinella. Sì, l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Santa Marinella. Noi abbiamo installato 40 pannelli eh, ideati eh, praticamente da noi e quindi abbiamo eh, così tappezzato 80 metri quadri dell'ospedale dell e eh, dando in realtà anche lì un sorriso a questi bambini perché. Eh, lì in realtà è un reparto di neuroreabilitazione quindi eh, i bambini che fanno la fisioterapia lì o anche eh, la psicomotricità eh, mentre vanno eh, è anche un, un, un aiuto che, che gli si viene dato perché gli si dice ai bambini dai raggiungiamo il pannello della giungla eh, raggiungiamo non so, il pannello dell'astronave eh, dell quindi insomma è molto bello e eh, i bambini insomma, di questa cosa sono, sono contentissimi quindi, domenica 4 dicembre, cena di beneficenza a Via Pontina, ristorante La Vendola. Chi ci sarà eh, come ospite? Ci, saranno, eh, un, ci sarà un gruppo emergente che farà da sfondo alla serata, eh, quindi che la serata, e anche il grande Marco Capretti che ci farà invece eh, sorridere. Eh, sorridere, esattamente.